Facciamo adesso un altro approfondimento. Qui il testo del problema diceva verifica, non ricava o dimostra. Se avesse chiesto di ricavare la soluzione, allora bisognava risolvere questa equazione differenziale. Quindi l'approfondimento adesso consiste nel risolvere l'equazione differenziale e ricavare questa soluzione esponenziale decrescente. Dunque ricominciamo dalla legge di Newton, questa espressione qui uguale m per a. Cioè MA uguale questa espressione, usiamo beta per fare prima, quindi meno beta V al posto dell'accelerazione mettiamo dV su dt, cioè la rapidità con cui cambia la velocità della spira. Questa è un'equazione differenziale dove l'incognita è la funzione velocità nel tempo. Quindi l'incognita è V in funzione di t. Questa è un'equazione differenziale ordinaria perché ha solo la derivata nel tempo, rispetto al tempo, è un'equazione del primo ordine perché c'è soltanto la derivata prima della velocità oltre alla velocità stessa. E poi è un'equazione differenziale alle derivate a variabili separabili. Infatti possiamo riscriverla dv su v uguale meno beta m lo portiamo qua sotto e dt lo portiamo qua. Quindi abbiamo separato le due variabili, la variabile indipendente che è il tempo dalla variabile dipendente che è la velocità. Quindi integriamo a destra e a sinistra, integrale definito, e il tempo scorre da 0 a t. 0 è il momento in cui la spira entra nel campo B, t è un istante generico. Qua a sinistra gli estremi di integrazione sono v0 e v, sarebbero la velocità iniziale corrispondente all'istante 0 e la velocità v corrispondente all'istante t. Questi sono integrali immediati, infatti l'integrale di dt fa banalmente t meno t0, t0 l'abbiamo posto uguale a 0, mentre invece a sinistra abbiamo il differenziale del logaritmo di v e quindi una volta integrato abbiamo il logaritmo di v meno il logaritmo di v0 che è il logaritmo del rapporto v su v0. Passando quindi agli esponenziali, per togliere questo logaritmo abbiamo il rapporto v su v0 uguale l'esponenziale di questa quantità. Del resto questo passaggio è proprio la definizione di logaritmo, perché il logaritmo, cioè meno beta t su m, è l'esponente, eccolo, da dare alla base e, eccola, per avere come risultato v su v0. Ricavo quindi v in funzione del tempo e viene fuori appunto l'esponenziale decrescente, in cui questo coefficiente beta su m lo chiamo k. Quindi k è beta su m e tau, chiamo tau il reciproco di k, quindi è m su beta. Quindi abbiamo ricavato proprio la soluzione che è del tipo esponenziale decrescente con questo coefficiente k dato da beta su m. Cioè è la soluzione che il testo del problema dava già in partenza e chiedeva soltanto di verificare senza ricavare.